Quando parliamo dei pericoli del riscaldamento globale, parliamo di luoghi reali, luoghi meravigliosi come quello che stiamo per mostrarvi, ma che stanno per scomparire. Vi mostriamo appunto un autentico paradiso in Papua Nuova Guinea. Se ne occuperà stanotte TG2 Storie, ma ne vediamo un'anticipazione con Andrea Martino. Hello darkness, my old friend. Lo chiamano l'ultimo paradiso. Siamo a Raja Ampat, una delle zone più remote della Papua Guinea. Un arcipelago composto da una miriade di isolette e promontori, migliaia di specie marine e una varietà infinita di coralli. Eppure tutto questo potrebbe scomparire sotto i colpi di temperature sempre più alte. Il riscaldamento globale sta avendo la sua lunga mano anche sulle acque e sui fondali, sui preziosi fondali marini, quindi sulle barriere coralline. Questo grande habitat naturale rischia di andare in crescita ed essere appunto poi la causa negativa, nefasta per il 40% delle specie di pesci che popolano questi mari. Fotografo, viaggiatore e documentarista Luca Bracali ha mostrato le bellezze della nostra terra, ma anche denunciato i rischi cui va incontro, come lo scioglimento dei ghiacci del Polo Nord e dell'Antartico. L'ultimo suo grido d'allarme arriva dall'Indonesia, tra tribù millenarie che vivono sugli alberi e questi parchi marini, ultimo avamposto di una natura incontaminata, dove l'unico suono è quello del silenzio.